Inizialmente si pensava di utilizzare la cornice come elemento semplicemente di completamento di questo intervento, ma parte del nucleo fosse parte integrante di questa struttura. Seguendo questo tipo di schema in cui avevamo delle condizioni in cui i pilastri centrali assumevano dei carichi anche sismici, quindi dei carichi orizzontali, ci portavano, essendo una struttura in acciaio, a controventarli in ogni loro posizione, in maniera tale da riuscire a assorbire gli sforzi sismici. Però questo limitava moltissimo quella che era l'espressione architettonica dell'oggetto e la sua funzionalità, perché chiaramente se noi ci mettiamo delle controventature ogni tot di campata, è ovvio che quelle campate venivano limitate nelle loro possibilità. E siccome l'interesse della committenza era inizialmente avere un open space anche flessibile, è chiaro che questo non era l'ideale come schema statico. La soluzione che abbiamo adottato è stata quella di riuscire a trovare una soluzione in maniera tale che tutto il sistema strutturale centrale fosse indipendente da quello che era l'assorbimento dei sforzi sismici. In questo caso la soluzione ci è stata data pensando che i muri di limite del fabbricato potessero assorbire tutto lo sforzo sismico, ma il problema era notevole perché erano prima di tutto due muri, due setti da 40 cm posti a 40 metri uno dall'altro, e chiaramente in quel caso la capacità strutturale del materiale con cui venivano realizzate doveva essere importante, e far lavorare la componente centrale in acciaio, quindi a quel punto indipendente, come delle bielle, quindi che fossero in grado di assorbire solamente sforzi verticali e non sforzi orizzontali. Quindi a quel punto ho tolto proprio utilizzando il cemento fotocatalitico, che in questo caso, tra le sue caratteristiche principali, quella di avere un'altissima resistenza e ci consentiva di mantenere la sezione inizialmente prevista in progetto, che comunque doveva mantenersi limitata, e nello stesso tempo riuscire a mantenere quella purezza che era richiesta fino alla fase iniziale del progetto, cioè avere una linea che avvolgeva questo corpo centrale, quindi diciamo il corpo esterno diventava come una cornice, un vuoto, e la parte centrale un pieno. E l'uso del materiale, del cemento fotocatalitico, ci ha consentito di sfruttare questa sua qualità. In questo caso il fatto che ci potesse essere una riduzione delle manutenzioni nel tempo, in un ambito comunque legato a un forte inquinamento, non dimentichiamo la pianura padana, c'è la nebbia, quindi non parliamo poi di superfici bianche. Il progetto è nato con una superficie bianca, per cui in ogni caso il bianco ci sarebbe stato. Pertanto l'autopulizia ha garantito di aiutare il progettista, noi, a convincere la committenza, perché mettendo insieme le limitazioni che bene o male ci consentiva il materiale nell'utilizzo di ferro all'interno della struttura metallica, perché si evitavano controventature, sezioni molto più importanti, e pertanto c'era un risparmio economico immediato, ma anche l'autopulizia ci consentiva un risparmio nel tempo. Le due cose messe insieme ci hanno consentito di utilizzare il materiale, perché anche alla committenza, ma questo non è che ci vuole molto, piaceva il materiale, perché non dimentichiamo che la terza componente è comunque l'estetica. Il pathos di un materiale è un elemento che fa parte delle scelte che vengono fatte, per cui in questo caso autopulizia, capacità strutturale notevole e aspetto estetico hanno consentito di utilizzarlo.